Pietra a polvere. Ecco, qui invece c'è Bahamut, costretto a combattere da suo Vicino, mio padre. signore. C'è sta Vicirida, da lì. Unguenti, pozioni, tutto ciò che serve. Lasciami in pace, pezzente. O assaggerai un ceffone. Ma poverino. Non tralasciate la vostra salute, mio principe. Se occorre mostrare ai Dalmec una prova di forza, potete affidarvi ai dragoni. Vi prego di invocare Bahamut solo come ultima opzione. La sua forza ha un costo troppo elevato. Forse si sta iniziando a pietrificare anche L'impero ha lui. accettato un armistizio con la Repubblica, ma l'imperatore trama per distruggerlo. I Dalmec non hanno ancora sospetti. Finché potrò sostenere il loro sguardo, eviteremo la guerra. E più di tutto, Bahamut è il campione dell'impero. Quando il nostro popolo guarda i cieli, la sua vista gli infonde coraggio. Oddio, è come il principe del Trono di Spade che era anche lui. Era anche lui omosessuale. Perdonami, Terence. Vorrei che fossi tu il mio padrone. Ma ahimè. Sarò sempre un vostro leale servitore. Vabbè, questa è una scelta puramente di marketing, comunque, da un lato, eh. Per essere inclusivi, con il fatto dell'inclusività, rappresentare, Se gli diciamo, intrighi tutti, del no? Consiglio dovessero spingere la Repubblica a stracciare il trattato e sferrare un nuovo assalto, i nostri soldati avanzerebbero attraverso le isole centrali, ma non farebbero in tempo a evitare lo sfondamento delle difese meridionali e la conquista di Sponde Gemelle. La capitale si trasformerebbe in un campo di battaglia e morirebbero migliaia di innocenti. Non posso assolutamente permettere che accada. C'è una magra consolazione, almeno. Non dovrete combattere contro Titano. Ah, già è arrivata la notizia? Madonna, come viaggiano le notizie. Cosa non darei per non combattere affatto? Chiedo scusa, Altezza. Che cosa c'è? Vediamo se Joshua finalmente è arrivato. Olivier è stato nominato imperatore. Ah, minchia. Questo che cosa significa? Gli ordini di mio padre. Quali erano? Su, parla! Sì, Altezza. Ce l'ha Sua fatta. Radiosità vuole che Vostra Altezza mantenga la posizione. Ce l'ha fatta Annabelle. Tanto ha fatto. Terence. Sì, mio principe. Devo andare a palazzo. Preparo la cavalcatura. Porca troia. E adesso che c'è? Oddio. Ah, eccolo. Ce l'ha fatta, quindi. Perdonate l'intrusione, Altezza. Io ti conosco. Fermati. Ci troviamo in presenza della Fenice. Non Dice. vuoi bruciarti le dita, credimi. Spero di non disturbare. Per niente. Anche se ammetto che non mi aspettavo affatto un ospite così illustre. Il suo fratello acquisito in realtà, Quanti anni sono passati dalla cerimonia della memoria?
20? Pensavo foste morto. Parlo con un fantasma. Molti sostengono che lo sembro. Ma no. Sono vivo. Per ora. Principe Dion dei Lesage. Devo raccontarvi una storia. Ah, e ora qua vediamo se Bahamut effettivamente passa dal nostro lato. Cioè, oddio, passa dal nostro lato tra virgolette, perché... Minchia, Annabelle, madonna che buttanazza! Cioè, tanto ha fatto che è riuscita a far eleggere il figlio come imperatore. Questo perché? Perché giustamente ha creato il dubbio nel marito, dicendogli che lo avrebbe tradito, che lui era in disaccordo. Poi, a maggior ragione, sono venuti gli oracoli a confermare la storia di Isabel. E quindi, giustamente, ora è un casino. Ora è un casino. C'è il figlio più piccolo che ha scavalcato quello più grande. Quasi come Clive con Joshua, perché Clive era stato rifiutato, però in questo caso Dion no. Dion è Bahamut, quindi è lui, cioè lui dovrebbe essere di diritto l'imperatore. Fuori dall'ombra. Darò la buona notizia a Otto. Ora qua sicuramente si sbloccheranno altre side quest appena parlo con Otto. Pazzesca sta sauce. Questo è proprio capovolgimento di fronte. Dai che Bahamut ora diventa... Bahamut morirà perché viene dal nostro lato, sicuro. Allora, prima voglio vedere se posso craftare qualcosa di nuovo, ma non credo. Che ti serve? Bahamut si sacrifica per noi. Allora, questo no. Va bene, questi non mi interessano. Aspetta, di rinforzare posso. Allora, che ti serve? Alla prossima. Niente. Allora, andiamo ad aggiornare il maestro della lore. E poi voglio passare anche a vedere la mappa geopolitica. Voglio vedere come si sta trasformando tutto il nostro organigramma. La mia conoscenza è tua. Ok, vai, livello 5? No. Minchia, ancora. Quale argomento trattiamo oggi? Di gran lunga il più grosso e fisicamente imponente. No, ok. Non ci sono altri aggiornamenti qua. Caduta del regno, orc, ecco. Lord comandante, completa di fiducia, appartenere... Il modo in cui fa... Ah no, ok, questo è collegato. Le librerie sono sempre aperte. Va bene, non abbiamo gli aggiornamenti importanti. Però voglio andare a vedere la mappa. Perché adesso dovrebbe essere aggiornata col fatto che il secondo genito è diventato imperatore. Così adesso sua madre lo può manipolare. Oh, nuove cacce nel frattempo. Come posso aiutarti oggi? Lascia che io ti istruisca. Allora, qui abbiamo tutti gli avvenimenti. Il regno di Walud, che ha mandato gli orchi praticamente a Zanna di Drago. Qui siamo noi che stiamo avanzando e non ci sono aggiornamenti perché questa era la parte quella vecchia. Cioè questa qua si è aggiunta soltanto. Ok, vedi, qua c'è la città libera di Canver. Che tra l'altro loro si stanno facendo i cazzi loro perché per l'appunto sono neutrali. Non si sono schierati nel combattimento. Però va bene. Qui c'è ancora un cristallo e qui ce n'è ancora un altro. C'è dorso di drago e coda di drago. Sono gli ultimi due che sono rimasti praticamente. Le ultime informazioni. Ecco qua, adesso bisogna vedere le ultime informazioni. Quindi dominante di Odino dà gli ordini al Lord Comandante che ha manipolato Kupka, che però è morto.
Qui abbiamo avuto scontro tra Aegon, che sono morti, avversari con Ultima. Ecco, ora Joshua che praticamente... Ah, ok, sì, Byron che si separa da Clive. Joshua che invece visita il dominante di Bahamut. E invece l'imperatore che ha, vedete, in forma dell'incoronazione di Oliver. Di Olivier, anzi in questo caso. Quindi Sacro Principe ora è diventato Sacro Imperatore. Che però ancora non è stato aggiornato come Sacro Imperatore, quindi potrebbe essere una lettera falsa quella che è arrivata. Magari una lettera falsa fatta appositamente da Annabelle per far innervosire Bahamut e renderlo ancora più ostile nei confronti di suo padre. Perché a quest'ora qua si sarebbe aggiornato, sarebbe diventato Sacro Imperatore, invece è ancora Sacro Principe qui. Ma sta ragazzina invece è anche incredibile. Sta ragazzina è pazzesca. Vedi, qua è ancora Sacro Principe, non è Sacro Imperatore. O perché ancora la cerimonia non si è svolta e quindi viene considerato ancora come Sacro Principe. Però potrebbe essere anche una lettera che è stata Annabelle a scrivere appositamente per far infuriare Bahamut, per farlo incazzare ancora di più, dato che comunque già scorre della sfiducia tra padre e figlio. Qui non c'è altro invece, perché queste sono quelle, sì, quelle vecchie dove ancora Kupka è vivo, quindi si sono aggiornate soltanto così. Vedi, avversari, mentre invece prima erano completamente non erano collegati, ora invece sono collegati. Un essere ultraterreno che Clive ha incoronato, ha incontrato al santuario. Ok, si è rivolto a Clive chiamandolo Mythos. Niente, qui ancora la descrizione è sempre la stessa. E Jill è ferita, cioè ferita. È in infermeria che si sta riposando perché ha manifestato troppo Shiva e quindi si è indebolita e si sta riposando, però è ancora viva. La lezione di oggi è terminata. Eccola, si è ripresa. Clive, sei tornato? Sì. E con buone notizie, per una volta. Hugo Kupka è morto. Che mi prenda. Tutti i compagni che abbiamo perso quando eravamo al rifugio di Sid ti staranno sorridendo in questo momento. Uno Stolas di Lubor ci ha avvertito della caduta di Zanna di Drago. Immagino che sia stato tu anche stavolta. È una lunga storia. E che finirà sui libri, scommetto. Bentornato, Clive. Come va, Jill? Stai bene? Sto meglio. Il che significa che verrò con te nella tua prossima avventura. Basta lasciarmi indietro. Ma io ti porto dove vuoi, mai. Jill. Tu sei la mia waifu incredibile. C'è qualche notizia sui movimenti dei realisti? Non faresti meglio a riposarti un po'? Se vuoi davvero saperlo, dovresti parlare con Vivian. Lo farò. Grazie. Ok. Non ci sono side quest? Strano. Allora, nuove cacce. Voglio vedere quali ci sono, intanto, così vediamo quante ne sono spuntate. Forse una. Oddio, madonna mia! Ne sono spuntate altre 4? Ok, queste poi me le faccio stasera, ma domani, vediamo. Ottimo, godo. Del patrono? Kupka. Pensavo che la morte di quel bastardo avrebbe cambiato le cose. Gli occhi. Sento ancora la voce di Jara mentre ci sussurra di scappare, mentre chiama i soldati per distrarli. Le sue parole ci hanno salvati e non lo dimenticherò mai. E come diceva lui, le parole sono immortali. E le sue vivono in me. Mi hanno cambiato la vita e ho sempre voluto ringraziarlo. Non so come. Non conosco le parole giuste. Vorrei che fosse qui. Per insegnarmele. Allora, intanto dammi tutto quello. La tua giusta ricompensa? Esatto. Dammi, sgancio. Tutto tuo. Geto del lupo crudele. Buona Cazzo. Fortuna, Sid. Vediamo. Aumenta di 5% i danni dalle combo. Ok.
Però prima ci sono lettere? No, non ci sono lettere da Clive. Ok, andiamo da Vivien. Ah, l'eroe conquistatore ha fatto ritorno. E senza un graffio, a quanto pare. Qualche graffio ce l'ho. Beh, il fatto che tu sia venuto prima da me invece che passare dal nostro medico suggerisce che tu abbia scoperto qualcosa di importante. Una pista. La pista dei Waludiani. Esattamente. Ma qualunque piano Kupka avesse con i realisti, è morto insieme a lui. Come i suoi uomini. Uccisi dagli orchi che hanno preso la Zanna. Degli orchi, Vivien. Non li avevo mai visti a Ciclonia. Li avranno portati i Waludiani da Cineria, ma perché? Perché salvare Kupka per poi invaderne la patria, il cristallo madre di un alleato, e lasciarli morire? Non ha senso. Conosci la storia degli uomini ciechi e dell'Adamantart? Spesso ci si può far portare fuori strada se ci si concentra troppo sui singoli dettagli. Serve sempre vedere il quadro completo. E cosa c'è di più completo della mia mappa? Ecco, brava, vai, facci il nostro riassunto per i telespettatori. Vediamo se quello che ho detto è giusto, in teoria. Il regno di Walud esercita il suo dominio sull'intera Cineria. La nazione è fondata sulle sanguinose conquiste di Barnabas Talmr, il dominante di Odino. La guerra di indipendenza camberiana dell'849, la battaglia dei regni gemelli dell'865, la battaglia di Belenustor dell'873. Ovunque si scontrassero le sue armate, Odino era sempre lì dove la battaglia infuriava selvaggia. Di recente, però, sembra proprio che il re abbia voluto deporre le sue armi. Si combatte ferocemente per il controllo del dominio cristallino. Eppure Talmr non ha inviato una sola nave in aiuto dei suoi alleati dalmechiani. Contemporaneamente la piaga avanza, divorando le distese di Cineria. Eppure la bellicosa Walud non mostra il benché minimo interesse nel reclamare quelle terre abbandonate. Dunque perché scomodarsi tanto inviando armate di orchi dritte nel cuore di Zanna di Drago, senza tentare in alcun modo di rivendicare il cristallo madre per Walud? Non certo per mancanza di uomini. Gli eserciti di Talmr non sono secondi a nessuno. No. Non abbiamo ancora visto niente di quello che può fare Walud. Odino cavalcherà di nuovo. Si tratta soltanto di capire quando. E quando verrà il momento, chissà a chi toccherà essere calpestato. In breve, non so perché i realisti abbiano tradito Kupka. So soltanto che la cosa fa parte di un piano più ampio. E certo. Un piano legato alle ambizioni di un unico uomo. Re Barnabas. Ma non c'è bisogno di arrovellarsi tanto. Se si vuole curare una malattia, bisogna prima identificarne i sintomi. E tuo zio si è offerto volontario per farlo, tenendo sotto controllo i movimenti dei realisti. Ha preso proprio a cuore la cosa. Assolutamente. Il che significa che non dovremo fare altro. Vabbè, non è soltanto... Non sono... Non è realisti. Non soltanto questo, nel tuo caso. La gente del rifugio dovrebbe sentire la novità. Giustizia è stata fatta. Hugo Kupka è morto. Le ferite che ha lasciato sono ancora fresche. Specialmente per chi viveva con Sid da molto tempo. Diglielo, affinché quelle ferite possano cominciare a guarire. Consideralo il prezzo della lezione di oggi. Non ti facevo così sentimentale. Che dirti? Sono pur sempre umana. E in fondo, noi umani siamo animali che provano sentimenti. Immagino di sì. Molto bene. Lo dirò in giro. Il fatto che Walud, a parte che chiami nuove istruzioni per la creazione, ottimo. Allora, il fatto che Walud, o comunque il re di Walud, Barnabas, chiami Clive Mythos, è una cosa che ti fa riflettere, perché Mythos fino a questo momento l'ha chiamato solo Ultima.
e il fatto che poi anche il Lord Comandante avesse la possibilità di comandare gli uomini di Ultima, questo mi fa pensare al fatto che Odino in realtà abbia stretto un patto o comunque stia lavorando per Ultima. Per cui il piano di Walud non è tanto tradire Dalmechia o combattere o non combattere, cioè loro non gliene sta fregando niente, loro stanno andando avanti col piano di Ultima, e il piano di Ultima è, a mio avviso in questo momento, far distruggere tutti i cristalli madre per poter risorgere nel pieno della sua forza. Perché i cristalli madre servono da vincolo, servono da blocco per i poteri di Ultima. Invece così facendo, Ultima può manifestarsi sul vero mondo, il vero nemico è Ultima. Cioè, è questa la cosa che mi viene da pensare al momento. Blackthorn, hai un momento? Che c'è? Ho da fare. Volevo dirti che Hugo Kupka è morto. Non sai da quanto volevo sentir dire queste parole. Ci siamo. Un nuovo inizio sotto un nuovo Sid. Onorerò questo nome. È un po' come quasi la lore di Final Fantasy 1, no? Che ci sono i guardiani che proteggono i cristalli, che però una volta distrutti, eccetera, eccetera, fanno, diciamo, emergere caos. Che ti serve? E qui è un po' la stessa cosa. Ben gli sta, dico io. Se c'è un uomo che meritava un coltello arrugginito nello stomaco, è proprio quello stronzo. Non che ti lascerei mai girare con un coltello arrugginito. La sua morte non riporterà indietro i defunti, ma placherà diversi anni. Compreso il mio. Grazie. Allora, cosa puoi craftare di nuovo? Oh, potenziatrice. Nemmeno un graffio, eh? Equipaggiamocelo. E va bene, tutto a posto. Oh, la possiamo potenziare già, vedi? Così basterà. Bon. E spada di diamante più +1. Osso di bianco, worm, spada di diamante. Ah, vabbè, queste sicuramente con le cacce otterremo... Questa spada di diamante non la posso fare. No, aspetta. Ah, ecco, la vedi? Che bella però, sempre bellissima esteticamente. Finito. Bene. Oddio, questa sembra più una sciabola però che una spada. Non mi piace tanto esteticamente. Troppo fine. Qualcuno sembra soddisfatto. Bisognerà vedere la ultima weapon, se ci sarà mai un'ultima weapon. Non ti sfugge niente. È vero. Kupka è morto. Non dovremo più guardarci le spalle. Bene. Mi faceva male il collo. Tu non montarti la testa. Cosa posso fare per te? È un sollievo. Sembra di poter respirare di nuovo. Non si vive più nella paura. Grazie, Clive. Non lo dico spesso, ma lo penso davvero. È buona fortuna. Per molti di noi, ogni altro male del mondo impallidiva in confronto alla minaccia di Hugo Kupka. Ora che non c'è più, avremo finalmente il tempo di lamentarci delle banalità della vita di ogni giorno. E in qualità di capitano di questa piccola nave, sono sicura che di lamentele ne sentirai più di una. Allora, se cosa hai tu? Comprare qualcosa, fai in fretta. Ah, vedi? Ah, puoi comprare la potenziatrice, spada di platino. La spada di diamante ovviamente no, perché giustamente è la melù. Ah, posso comprare la guirrite.
potrei comprare le musiche, però avremo tempo per comprarle. Bene. Non mi va di perdere un cliente. Amico mio, Guascone, ti porto delle belle nuove. Ah, Clive, sei venuto in cerca di conoscenza? No. No, per condividere la mia. Hugo Kupka è morto. Oh, io non... Ma stai dicendo sul serio? Guarda, piange! Vero, che bambinone. È così, piccoli. Sono lacrime di gioia. Preghiamo per i vostri genitori così che i cieli piangano con noi. Oggi niente lezioni, solo ringraziamenti e festeggiamenti. Su, andate, andate. Evviva! Festa nazionale, non c'è scuola. Papà, come fa a farsi quelle treccine sulla barba? Sono difficilissime. È così. Grazie, Clive. Diffonderò subito la buona notizia. Arpocrates. Dopo la morte di Kupka. Ecco. Ho visto Ultima. Devo sapere che cos'è. Hai scoperto qualcosa? Ahimè. No. E ci ho provato, davvero. Ho esaminato tutti i tomi storici della nostra collezione. Non c'è nulla. E nemmeno un'assenza così evidente da suggerire un possibile occultamento dei fatti. Ecco, potrei quasi concludere che una tale creatura non sia mai esistita. Ma l'ho vista. Con i miei occhi. Non ne dubito affatto. Però sembra che tu sia l'unico ad averlo fatto. Agli altri non si è rivelato. Noi vediamo solo ciò che lascia alle sue spalle, come una terribile forza della natura che... Infatti la piaga è a causa di Ultima, secondo me, di morte. E questo Ultima che ha incontrato era l'essere stesso o una proiezione del suo potere? Non lo so, e finché non saprò, le mie indagini continueranno. Grazie. Davvero. Perché la piaga è praticamente la terra che muore a causa dell'etere. E l'etere da cosa è dato? Dai cristalli madre. Quindi i cristalli madre sono direttamente collegati a Ultima, che in un modo o nell'altro elargisce potere, ma corrompe la terra. Quindi in teoria è tutto un discorso che bene o male sta in piedi. Però adesso bisogna vedere se effettivamente non c'è qualche altro elemento da mettere in evidenza. È stato otto a dirlo, credimi. Ecco, qui nel frattempo stanno parlando di Kupka che è morto. Non ti sei seduto un attimo da quando sei tornato? Forse è Vivian che ti fa correre in giro. Un po'. Fondo la notizia. Ciao, Vava. Quindi, la professoressa ha un lato tenero, eh? Non l'avrei mai detto. No. Ma aveva ragione. Sono tutti felici della cosa. Ah, ma non l'hai detto a tutti quanti? Mi vengono in mente molti amici del vecchio rifugio che dormirebbero molto meglio se lo sapessero. Anche forse da Marta? Tutti, Sid. Dovresti dirglielo. È vero. Dovrei. E lo farò. Beh, quando sarà, portami Ida assieme a te. Si è dedicata senza sosta a pinze e martello nel suo laboratorio per rendere fiero suo padre. Eppure non ricordo l'ultima volta che ha fatto visita alla tomba del vecchio. Ah no, invece mi sa che parla proprio del vecchio rifugio vero e proprio. Ah, ecco, la mappa però si è aggiornata adesso. Sei qui per un'altra delle mie lezioni?
Kupka e la Zanna erano fondamenta su cui si basava la Repubblica. Ora che sono crollati entrambi, la caduta di Dalmechia nel caos è assicurata. Che ne sarà del Parlamento, mi chiedi? Vorresti sapere se i ministri si faranno carico di quel che resta della loro nazione ormai in frantumi? Ne dubito. Non hanno alcun interesse per la propria gente, solo per la propria sopravvivenza. Significa che c'è un solo uomo a separare Dalmechia dal tracollo. L'ex feldmaresciallo Eugen Havel. Se c'è qualcuno in grado di raccogliere lo scelto del comando, quello è lui. Tuttavia, intorno a quell'uomo iniziano a serpeggiare il rancore e l'avidità, e mi chiedo per quanto ancora potrà reggere la situazione. Allora, vediamo se è aggiornato. Ah no, è di personaggi illustri, non si è aggiornata la mappa, quindi... allora, oddio, potrebbe effettivamente essere come ho detto? Vedi, qua hanno fatto l'armistizio. Cioè la Repubblica in realtà ha fatto l'armistizio con l'impero, perché giustamente ora la Repubblica non ha più dominante, non ha più modo di poter attaccare. Però ora firmando l'armistizio giustamente l'imperatore dice no, firmiamo l'armistizio e poi li invadiamo e gli rompiamo il culo. E giustamente ce li prendiamo sotto braccio. La situazione del regno è in continuo mutamento, Clive. Che oddio, non è una strategia sbagliata, nel senso non è una cosa sbagliata. È solo pura fortuna. Se quella notte sono riuscito a fuggire vivo dal rifugio, molti altri non ce l'hanno fatta. Li vedo ancora, sai? Nei sogni a volte. E ogni volta di coloro che mi dispiace non essere riuscito a salvarli. Ma ora potrò dire qualcosa di diverso. Che Kupka è morto, che tu li hai vendicati. E so già che cosa mi risponderanno. Quindi lascia che te lo dica da parte loro. Grazie, Clive. Ok. Ah, vedi, c'è una side quest allora. E forse anche più di una. Ce ne sono side quest. Solo che qui però non le potevamo vedere. Vedi, meno male che sono andato a controllare. Torna presto, Le facciamo mo o le facciamo dopo? Io direi che le possiamo fare dopo, dai. Poi me le faccio per conto mio. Tanto queste le posso... Però aspetta, faccio una cosa, non si sa mai. Faccio un salvataggio manuale. Così qualsiasi cosa succeda posso ricaricare e rifaccio tutto. Anche se non credo che ci saranno parti importanti dove poi mi cancellano le side quest. Perché lo skip temporale l'abbiamo già fatto, quindi non credo che ci sarà un altro skip temporale. Ehi là, cucciolina. Dimmi, Clive. Che cosa vuoi? Voglio far visita a Sid. Pensavo che potresti venire con me. Scusa, sono troppo occupata adesso. Devo sistemare questo collettore di trasferimento. Collettore? Collettore di trasferimento. Qui. E serve per... Parliamo solamente della nave più veloce e affidabile che il mondo abbia mai visto. Si tratta dell'Enterprise. L'Enterprise, altro nome famoso. L'ho disegnata insieme a mio padre. Mentre le altre navi si affidano ai capricci dei venti per muoversi in acqua, la nostra naviga grazie ai suoi motori a mitril. E quelli generano più spinta di un behemoth inferocito e più calore di tutti gli inferni messi insieme. Ed è per questo che ci serve il collettore. È possibile che io abbia già convinto alcuni costruttori ad assemblare lo scafo per me in un porticciolo nel Canver. Ma il collettore è più complesso, quindi lo faccio qui. Il problema è che è così complesso che mi sta facendo ritardare e sto rallentando i lavori del cantiere. Però verrò a trovare mio padre quando finisco. Quando sarà. Posso fare qualcosa per aiutarti? Il solito Clive. Speravo che lo dicessi. Come prima cosa... Mi servono dei pezzi. Il collettore ha 3 componenti principali. Il rivestimento, qui, in canale... E tra l'altro noi, con la nave, potremmo andare verso il Sacro Impero. Il fumaiolo in cima, che disperde il calore nell'aria. E la schermatura che lo ricopre, impedisce che il resto della nave vada a fuoco. Beh, una corazza completa. Sarà meglio fare un pezzo alla volta. Comincia dal rivestimento, dentro andrà il resto. Qui ci sono i progetti e la lista dei materiali. Mostrali a Blackthorn, saprà che fare.
Comunque lei somiglia, da un lato somiglia a Benedicta. Non ci capisco proprio niente. Cioè, chi cazzo è sua madre? Allora, il padre è Sid. Ma la madre? Perché comunque bionda così, cioè... Il culo l'ha preso dal padre, sicuro, vedi? Perché il culo è lo stesso del padre. Ma la madre? Sono curioso di conoscere la mamma di Mid. Perché... A sto punto. Sono molto curioso. Molto molto curioso. Allora, andiamo da Blackthorn. Questa missione però mi sembra molto più side quest che missione principale. Però siccome sono obbligato a farla. Blackthorn, puoi farmi un favore? Dimmi. È per Mid. Sono ancora in tempo per dirle che sono occupato ed evitarmi un'altra rottura? E va bene. Che le serve? Dice che capirai. Tieni. Per le tette di Grigor. Beh, non so a che diavolo vi serva, ma posso farlo. Sarà difficile. Mi serve aiuto. Mandami Gav e Otto. Subito. Mandami Gav e Otto. Direttamente. Quindi Mid ci ha coinvolti tutti di nuovo, eh? Tipico. Beh, se questo la porterà a visitare la tomba di Sid, farò il possibile. Che cosa dobbiamo fare esattamente? Guardate qui. Un rivestimento. L'acciaio delle spade non funzionerà. Serve qualcosa che si scaldi molto e in fretta, ma che non si deformi. Quindi una lega. Qualcosa che non si spezzi e non si pieghi a certe temperature. Per questo vi ho chiamati. Devo procurarmi dei materiali e ho già il mio bel da fare qui. Lo farete voi. C'è un tipo speciale di sabbia che potrete trovare soltanto nel Velcroi. La polvere di stelle. Il mio solito fornitore dovrebbe avere il resto della roba. Serve solo comprarla e portarla qui. Su. Se ci dividiamo. Ora sicuramente non potremo comprarla a causa di qualche minchiata. Andrà a comprare il resto dal fornitore. D'accordo. Decidi chi andrà dove, cerchiamo di darci una mossa. Dunque cercherai la polvere di stelle. Quale di questi due sventurati verrà con te? Ah, posso scegliere... Oddio, Otto? E Otto combatte? Cioè, lo posso portare nella mappa a combattere? Otto. Otto, vieni con me. D'accordo. Dove troviamo questa polvere di stelle? E come la riconosciamo? C'è un fiume tra le distese meridionali del Velcroi. Abbiamo bisogno della sabbia nera delle sue sponde. E immagino che avrai bisogno di vari sacchi di questa roba. Meglio assumere dei corrieri alla locanda di Dalimil. Andrò lì. Vediamo se trovo un carro. D'accordo. Ti raggiungo al fiume. Fate attenzione, eh? Io vado da quel fornitore. Non farti fregare da quel bastardo, eh? Lo farebbe mai. È un amico di Blackthorn. No? Vedrai. Non mi piace questa cosa. Allora. Qua ci sono le side quest che ora vengono segnalate nelle mappe, giustamente. Però noi abbiamo detto che le farò, cioè che le farò poi, quindi... Se ci fosse stata una side quest con il più, l'avrei fatta subito. Però queste alla fine le possiamo fare anche dopo.
Direi che ho trovato il fiume. Ma Otto dov'è? Ecco, vediamo che è successo mo. Oh no. Otto, scusa il ritardo. Ah, Clive. Ho dato un'occhiata in giro e credo sia meglio cercare in questa zona. Pare che Blackthorn sia l'unico a pensare che utilizzare la polvere di stelle sia una buona idea. È inutilizzata, in attesa che un qualsiasi idiota la prenda. Ma al contrario di un idiota, tu hai portato un carro. Esatto, riempiamolo. Oh, lucertole! Ma la posso raccogliere? Oddio, non mi dire che devo fare ogni volta avanti e indietro. Questa è la polvere di stelle. Non è semplice, no, okay. Sabbia nera. Noi siamo polvere di stelle. Cioè che poi quello parlava di sacchi e invece la stiamo raccogliendo praticamente a mani nude. Cioè stiamo raccogliendo tipo una manciata. Dovrebbe bastare per ora. Vediamo come se la cava Otto. Io mi sarei immaginato la cosa noiosissima di prendere un sacco, portarlo indietro al carro, poi prenderne un altro. Cioè mi sarei immaginato questa sezione molto noiosa di gioco. Perché la metteranno prima o poi una roba del genere. Ecco, vedi, lui sta facendo i sacchi. Quanta ne hai presa? Basterà, spero. 5 manciate. Più di me. Ma mettiamole insieme, dubito che Blackthorn si lamenti. Forse. Vieni, Clive. Facciamo due passi. Sid sarebbe orgoglioso. Di cosa? Di te, idiota. Perché hai continuato ciò che avevi iniziato. Prima pensavo che fossi soltanto un cucciolo viziato che si divertiva a mordere la mano di chi l'aveva nutrito. 5 anni dopo, sei tu quello che nutre. Grazie per avermi smentito. Avevi ragione. Ma sono cambiato. Grazie a Sid. E grazie a te. Mi hai appoggiato quando ho proposto di prenderne il nome. Il merito è soltanto tuo. Non ce l'avrei fatta senza di te, Otto. Oh, piantala. Mi fai arrossire. Ho solo deciso di sperare. Quindi qua mi sa che sarebbe cambiato il dialogo se avessi portato Gav. Hai preso degli emarginati senza tetto e disperati e li hai rimessi in piedi. Gli hai dato un motivo per combattere, proprio come il vecchio Sid. Probabilmente lo faccio come montaggio quando faccio uscire questa puntata. Metterò i due dialoghi, vediamo se cambiano ovviamente. È ora che io torni a casa, direi. Le mie vecchie gambe cominciano a farsi sentire dopo questa passeggiata nella sabbia. Ci vediamo al rifugio. Ti meriti un po' di riposo. Oh, ho intenzione come? Non ne dubitare.
ma mi assicurerò che Blackthorn riceva la sua sabbia nera prima di riposarmi. Altrimenti chi lo sente? Bene. Si va a casa, bello? Aspettiamo Torgal. No. Approfittiamone. Bene, bello. Oddio, animazione che si è buggata tutta. Approfittiamone perché lo sapete, no? Cosa succederà a Torgal? Già lo sapete tutti. Anche se si è dimostrato essere più forte del previsto, incarnando i poteri di Fenrir, però. Speriamo che non gli serva altro. Sappiamo già il destino di Torgal. Ahimè. Per cui aspettiamolo quando possibile. Blackthorn, adesso hai tutto? Sì. Sì, ho tutto. Grazie per la polvere. Penso dovrebbe bastare. È bello uscire ogni tanto. Rifacciamolo poi, eh? Adesso inizierò ad assemblare il rivestimento termico. Ma ci vorrà del tempo. Hai altre cose da fare? Preferirei che non mi stessi con il fiato sul collo. Ti ringrazio. Farò sapere a Mid dei lavori. Ok. Moneta Goblin, ok, queste sono tutte robe. Noi faremmo meglio a rimetterci al lavoro. Fai un fischio se hai bisogno. Allora, possiamo andare da... Ma potrei andarci anche da qua, effettivamente. E mi sbrigo anche prima. Ragazzi, ve l'ho detto, secondo me Torgal si sacrificherà per salvare Clive in qualche modo. È proprio... Torgal è il classico doggo che faranno morire... per salvare Clive, ne sono sicurissimo di sta cosa. Sai, Edith ha iniziato a leggere dei libri senza fine. Devo trovare una soluzione. Sarai felice di sapere che Blackthorn ha iniziato il rivestimento. Benissimo, ora ce ne restano solo due. Oh no. Dunque, il prossimo? Il fumaiolo? Per farlo ricicleremo i rottami dei decaduti. Rottami delle rovine? Pensavo che fossero impossibili da lavorare. Ma non sarà necessario. Prego? Si dà il caso che c'è una rovina in particolare che si è frantumata formando dei pezzi esattamente della forma e misura che ci serve. Come si chiama laggiù? Ti dirai i dettagli. Come si chiama laggiù? Come si chiama? Notte, Sharp. Certo. Allora, come si chiama? Dimmi. Oh, Sid, sei qui per il fumaiolo? Sì, Mid ha detto di parlarne con te. Ah, ti mostrerò i progetti. Qui puoi vedere il motore a Mithril, dentro al quale viene bruciato il Mithril in modo da poter generare calore. Il calore viene poi incanalato per produrre energia motrice. Il calore in eccesso passa poi al collettore di trasferimento termico, il quale ne permette la dispersione nell'aria circostante. Ora, se dovessimo affidarci soltanto al rivestimento termico per questo processo, l'accumulo di calore in eccesso supererebbe di gran lunga il coefficiente di dispersione del rivestimento. In poche parole, il reattore si surriscalderebbe ed esploderebbe. Ma non con il fumaiolo. Se lo si collega al rivestimento, funge come una sorta di dissipatore termico per assorbire l'energia in eccesso. I nostri esperimenti mostrano che la ceramica dei decaduti è estremamente termofila. Può sostenere e assorbire livelli di calore ben superiori a quelli generabili oggigiorno. E, oltretutto, è impermeabile e resistente alla ruggine, il materiale perfetto per lo strato protettivo. E se la pioggia oppure l'acqua marina entrassero nel reattore, evaporerebbero subito. La forza prodotta squarcerebbe la nave dalla poppa fino a...
Sì, va bene. Ho capito. Ma c'è, infatti. Mid suggeriva di usare parti delle rovine dei decaduti. Dove le trovo? Ah, certo. Al passo di Lobert, non lontano da Ala Perduta. Il fatto è che... beh, io... ecco, avrei dovuto far organizzare prima il trasporto dei pezzi. Ah, vedi, ecco, vedi. Un certo ospite indesiderato si è stabilito laggiù. Non si tratta più semplicemente di andare a prenderli. Sarà una faccenda più pericolosa di così. Capisco. Vabbè, ci sono io. Dovrò occuparmi di questo ospite indesiderato. Ci penso io. Oh, sì, esatto. Grazie, Sid. Radunerò la mia squadra e andrò subito lì. Ci vediamo fuori dalle rovine. Ecco perché giustamente ci deve pensare lui, perché bisogna dare un po' di mazzate. Madonna, che dolore mi danno le side quest non fatte. Voi non avete idea di quanto dolore mi diano. Buona giornata. Lo faccio per il bene della live. Allora, niente, qua dobbiamo andare a piedi. Non possiamo andare con teleport o roba del genere. Va bene, ok, da qua sempre dritto. La mancanza della minimappa si fa sentire qui. Ah no, aspetta, non da qua. Ho fatto lo stesso errore dell'altra volta, vero? Perché devo andare da sopra. È sopra che c'è il ponte, non sotto. Vediamo chi è ora sto ospite indesiderato. Sarà qualche animale, spero. Spero forte. Andiamo, Ambrosio. Andiamo. Più veloce. Attenzione. Siete sicuri che volete combattere? Va bene. Ok. Allora, chi è l'ospite? Eccoti qui, Sid. Grazie per essere venuto. Le rovine sono laggiù insieme alla creatura che ti dicevo, immagino. Non è che potresti... Ma certo. Torno subito. Uccidi la creatura che si è insediata nelle rovine. E chi è però? Vediamo. Dai, mettete qualcosa di forte. C'è nessuno. Ah, un Aliman. Che poi questo... Oddio. Può essere questo l'ospite indesiderato. Però è scuro. Ah, si chiama ospite sgradito. Troppo lento.
Vedi, loro fanno le condanne. Troppo lento. D'altronde, essendo più bassi di livello, giustamente li sciottiamo. Cosa mi tocca fare per Mid? Sid! Oh, grazie al cielo stai bene. Non vi darà più problemi. Di sicuro. Beh, non ti trattengo. Noi faremo in modo che i pezzi vengano trasportati al rifugio. Bene. Avvertirò Mid. Occhio del guerriero. Aumenta di 10 secondi la durata degli infusi. Ah, vabbè. Skip. Tanto non li uso gli infusi rafforzanti. Allora, possiamo andare dalla cucciola Mid. Allora, andiamo da qua. Si vedono eserciti radunarsi a ogni confine. Allora, scendiamo. Chissà che Amid serve aiuto per lui. Trovare una soluzione. Mid, Elena ha i materiali per il fumaiolo. Verrà a portarteli. Ottimo, un altro successo. Quindi resta soltanto un pezzo? Giusto, giusto la schermatura. Questa sarà un problema. E perché? Il rivestimento impedisce che i motori esplodano, ma il calore fuoriuscito provocherà abbastanza fiamme da mandare a fuoco la nave. Per questo ci servirà una schermatura. Una prigione per il soffio di drago che infuria all'interno della nave. Pensavo che 3 strati di acciaio temprato bastassero. O quel materiale che usano i decaduti, ma sono troppo pesanti. Il fumaiolo e il rivestimento sono già grossi. Se aggiungiamo altro peso, la nave finirà in fondo al mare prima ancora di salpare. Serve qualcosa di leggero. Mi sono scervellata, ma non mi viene in mente nulla. Se ci occorrono conoscenze oscure, so a chi chiedere consiglio. Arpocrates. Biblio? Sì, beh, ci avevo pensato, certo. Ti ho scritto qui tutti i dettagli. Potresti portarglielo, vediamo cosa dice. Subito.